corto sul vertice destro dell'area di rigore, arriva ora il cross in area, il gol dell'Ascoli. Dopo fuori gioco, fuori gioco, si alza la bandierina, fuori gioco netto. Parte Mastino, il tiro, palo pieno, Luca in area, palo del Pisa. Il cross, colpo di testa di De Vitis, attenzione dalla lunga distanza, il tiro, la palla esce di poco. Si sovrappone Birindelli, viene servito Birindelli al cross, Luca di testa rimette in area di rigore, poi Puskas colpisce di testa. Allontana in qualche modo la retroguardia dell'Ascoli, poi anche fortunato l'Ascoli che può ripartire velocemente con Zaric che porta avanti il pallone, lo tocca per Dionisi, Dionisi entra in area ed è il 2-0, è il 2-0, c'è da vedere però la posizione di partenza di Dionisi, ma ancora una volta da una punizione a favore dei nerazzurri è arrivato il gol del 2-0. Fischia l'arbitro, prende a rincorsa Reverb, la piazza, la palla esce non di molto dal palo alla destra della porta difesa dalle ali. Il pallone spiove in area di rigore, mischia e stuffo sulla sua sinistra di Leali, evita il 2-1, occasionissima per il Pisa. Parte la rincorsa in area di rigore, Torregrossa la rimette in mezzo, salvataggio sulla linea e poi Leali prende il pallone. Cohen che si allunga troppo il pallone, allora Bidawi lo riconquista, va verso la linea di fondo, è in area di rigore, si accentra, la conclusione, ci mette un piede Nicolas, palla in calcio d'angolo. Pisa che non ha saputo ripetere la prova entusiasmante di domenica scorsa. No, un Pisa paurosamente sotto ritmo. Attenzione, c'è una papera di Nicolas, sbaglia un gol clamoroso a porta vuota a Zaciu. Veramente la brutta copia di quello di Sarabito, fischia alla fine. Ascoli batte Pisa 2-0, decide la doppietta di Dionisi nel primo tempo, nel finire del primo tempo.